Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Rischio è una parola molto ricorrente nel vocabolario della vita, perché con maggior o minore frequenza è l'esperienza di tutti. Ci sarà anche nella fede il rischio? Sì, ma con la differenza che qui il primo a rischiare è Dio stesso. Ezechiele, il profeta, si sente dire da Dio: tu va, parla al mio popolo, ascoltino o non ascoltino, tu parla. Quindi Dio l'ha messo in preventivo. La gente può anche voltargli le spalle e chiudergli il cuore. In Gesù Cristo poi Dio ha rischiato grosso al di là di ogni immaginazione. In quel paesino, Nazareth, che l'aveva visto crescere, allorché si presenta per quello che è, figlio di Dio, Salvatore, ecco che viene rifiutato. Non gli credono. Sono ammirati, perfino orgogliosi, che uno di loro si sia fatto strada, ma loro non gli credono. Ha sempre svolto il mestiere del falegname. Come può essere che adesso, di punto in bianco, si riveli come il Salvatore, il Figlio di Dio? È interessante la conclusione che trae il brano evangelico. Gesù al suo paese non poté operare nessun prodigio e si meravigliava della loro incredulità. Eh sì, la fede è un rischio per Dio anzitutto. Poi, sempre in fatto di rischio, veniamo noi che dobbiamo decidere se credergli, se affidargli davvero la nostra vita senza condizioni, oppure no. Mi pare che in questa vicenda ci sia la descrizione più sobria e più azzeccata di che cos'è la fede. È l'opportunità che diamo a Dio, a Gesù, di entrare nella nostra vita e fare qualcosa. Tanto che se gliela rifiutiamo è come se gli chiudessimo la porta. E Dio, pur con tutta la sua onnipotenza, non può entrare. È facile, del resto, lasciarsi contagiare dall'incredulità. Non viene da sé credere in un Dio che vorrebbe dimorare dentro la nostra vita di tutti i giorni. Non è facile credere in Lui senza cadere nella presunzione che per ciò stesso dovrebbe risolvere tutti i nostri problemi. No, credere è fidarsi anche se i problemi restano irrisolti. Come per Paolo, l'apostolo, vorrebbe che Dio lo liberasse da una spina nella carne, forse si tratta di una malattia o chissà di cos'altro, ma Dio gli risponde: no, la mia potenza opera meglio attraverso la tua debolezza che tramite la tua prestanza. Al che l'apostolo conclude: va bene, Signore, vorrà dire che solo nella mia debolezza sarò davvero forte. Sì, è povera la nostra fede, sarà sempre fragile, sempre a rischio, ma è esattamente in questa fragilità, in questa debolezza, che Dio potrà rendersi presente e farsi operoso, al di là di tutte le previsioni e a prescindere dalle nostre constatazioni. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.